Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Quindi quest'oggi siamo tornati dopo un bel po' di tempo su Brawl Stars, ma oggi andiamo a parlare di una cosa che a tutti voi interessa. Infatti, come avete letto dal titolo, vi spiegherò come salire in modo molto veloce, in modo molto semplice, di coppe su Brawl Stars. Come vedete, al momento io sono a 15.683. Sono davvero davvero poche, ma fino all'incirca 4 giorni fa ero a nemmeno 14.000 coppe. Ho trigliardato molto perché ho usato il metodo che vi andrò a mostrare oggi. Infatti sono ritornato un attimino a giocare su Brawl Stars e ho deciso di iniziare a scalare un sacco di coppe. E voglio portarvi qua nel mio canale tutti i trick e tutte le cose che ho usato per salire in modo molto veloce e in modo molto semplice. Sono esattamente 4 consigli che ci saranno in tutto il video, ma se rimanete fino alla fine del video ci sarà un consiglio extra che è molto semplice, ma è quello che davvero vi fa svoltare il sistema di avanzamento delle coppe su Brawl Stars. Innanzitutto noi ci riscattiamo, ragazzi, prima di iniziare tutte le cose degli eventi, tutti i punti dell'evento, che pian piano saremo nel pass. Non so se lo andrò a finire, mancano 2 settimane. Credo che potremmo comunque andarlo a finire, anche se sono abbastanza lento a fare le missioni. Andiamo nel negozio, vediamo cosa ci danno. Il per 2, molto buono, il raddoppio gettoni. E per il resto è pieno di robette molto fantastiche. Codice Kiri nello shop di Brawl Stars. No, non è vero, ancora non abbiamo il codice. Ma iniziamo col primo trick. Infatti esistono delle modalità, ragazzi, che sono molto buone per avanzare velocemente di coppe. Certo, la modalità sopravvivenza, come tutti voi sapete, è la modalità migliore. Infatti la singolo di sopravvivenza è molto buona per avanzare di coppe. Anche se lo so, ragazzi, giustamente non viene vista bene come modalità, perché in sé per sé Brawl Stars è stato creato per essere giocato in 3v3 con i propri amici. Ma di questo discorso ne parleremo dopo. Comunque, se volete avanzare con il vostro grado almeno fino al grado 10 o 15, le singolo sono adatte a voi se siete da soli e non potete giocare con qualche vostro amico. Quindi giocate sempre le singolo, ragazzi, fino al grado 15, perché dopo diventa davvero impossibile. Inizia a trovarti un sacco di tryhardoni, di persone che camperano e che teamano. Quindi sicuramente decente usare le singolo fino al grado 15 del vostro brawler. Poi andando oltre diventa davvero difficile. E ora vi mostro delle statistiche che ho fatto in questo periodo. Infatti ho tryhardato un sacco e vedete che un sacco di brawler le ho portati al grado 10 e al grado 15, perché ero rimasto un attimo indietro. E ora ci facciamo un game dove vi mostro giustamente un attimino per farvi capire come giocare una singolo in modo molto semplice per farmare un po' di coppe in modo facile. E nel frattempo che iniziamo posso già parlarvi del secondo, ragazzi, del secondo metodo molto semplice anche questo per avanzare di coppe in modo veloce sempre su Brawl Stars. Infatti già andando nelle singolo io non vi consiglio, ragazzi, di cercare di arrivare per forza primi, di arrivare secondi. Basta arrivare in top 4. Credo che queste cose in realtà la maggior parte di voi già le sapranno, ma comunque questo video è dedicato un po' alle persone che stanno iniziando a giocare o è direttamente la prima volta che giocano a Brawl Stars. Quindi consigli molto semplici che però sono davvero davvero molto utili. Ora stiamo attenti che là c'è una Lola che ho davvero paura di affrontarla, infatti vado un attimino a camperare. Quindi vi consiglio non per forza di dover arrivare primi o secondi, potete arrivare tranquillamente anche terzi o quarti, perché comunque andate a guadagno di coppe. Potete arrivare fino a guadagnarne 5 o 4 e giustamente se arrivate primi o secondi ne guadagnate 10 o 8, che sicuramente sono un sacco di coppe. Come vedete già siamo quinti, quindi ci basta direttamente un'altra posizione molto tranquilla e sto vagando in giro per la mappa per poi arrivare, ragazzi, a guadagnare un po' di coppe e a non perderle. Dico soprattutto di non giocare le singolo quando avete i gradi molto alti dei brawler, perché poi diventa impossibile cercare di avanzare. O meglio, se avanzate, se vincete, fate davvero poche coppe. Al momento siamo quarti, anzi terzi, e già abbiamo vinto un pochino. Vai via, non mi tirare colpi, lasciami stare. E niente, raga, sono morto. Per favore, sto evadendo, lasciatemi evadere col mio bellissimo Otis. Otis, perché non si può nascondere sott'acqua? Non lo so, queste qua sono piccole cose. Comunque già terzi, un'ottima posizione. Secondi, ragazzi, se riusciamo a vincere è davvero troppo divertente, perché non ho fatto nulla per tutto il game. Non ho fatto nulla, ti prego fammi vincere. Non ci credo, è diventato invisibile. È invisibile, devo scappare. Comunque, anche se arriviamo secondi, sicuramente è molto buona come situazione. Ora mi spawna qua accanto. Anzi no, è là, ok. Mamma mia, un'altra hit. No raga, sono morto, però comunque ci sta. Secondi, ottima posizione. Ci siamo fatti un pochino di coppe, vediamo quante. 8 coppe, quindi ragazzi si sta avanzando. Si avanza in modo molto semplice e grado pure 11, quindi cose davvero pazze e meravigliose. Perfetto. E quindi già vi ho mostrato questi primi due metodi che funzionano un sacco per avanzare di coppe. Infatti come sapete le coppe sono davvero tante, ragazzi. Il cammino dei trofei è davvero molto. Ma vi ricordo che le coppe non vanno a dimostrare quanto si è forti nel gioco, anzi dimostrano solamente quanto tempo avete giocato e quanto vi siete impegnati. Le cose che davvero fanno la differenza sono le 3 versus 3 e le varie divisioni per singolo e per squadre. E nel frattempo abbiamo pure delle ricompense del pass. Noi andiamo a riscattare tutto il quanto. Noi prendiamo tutto quello che c'è e noi lo riscattiamo. E volevo pure farvi notare che ho sbloccato Eevee. Molto interessante. Il terzo metodo, che è molto semplice, vi serve per andare bene nel singolo. Infatti come vedete in questo momento, ragazzi, questa mappa è una mappa molto molto aperta, dove di certo usare personaggi come Edgar o il primo è davvero davvero difficile. In queste mappe dove sono molto aperte e molto vaste vi conviene usare personaggi proprio come Eevee, che soprattutto essendoci pozze di acqua possono passare attraverso, possono nuotare e possono lanciare colpi molto molto a distanza. Quindi la cosa molto importante
importante è pure capire che brawler usare per la propria mappa, perché ogni mappa ha il proprio brawler e la propria tecnica di gioco. Non so, andando a vedere qualche altra sopravvivenza che abbiamo qua, una sopravvivenza come questa, ragazzi, la caverna rumorosa, di certo usare un Edgar o un El Primo fate davvero il devasto, perché è molto stretta e giampare, girare, fate davvero un sacco di kill. Quindi questa qui secondo me è la mappa migliore, quindi bisogna trovare l'abbinamento perfetto. Dimmi nei commenti voi che brawler usate per ogni mappa e datemi qualche consiglio, perché anche io sono alle prime armi, così ci miglioriamo a vicenda. Passiamo a uno degli ultimi consigli e poi andiamo a quello bonus. L'ultimo consiglio, ragazzi, che vi andrò a dare è proprio giocate con i gradi giusti. Non iniziate a giocare, ragazzi, con un grado 20 come in questo caso io, perché come vedete ho molti gradi al 21, però ho molti brawler, ragazzi, molto indietro, perché ho smesso di giocare per un pochino, grado 10, e questa cosa di certo non è una cosa sensata. Quindi bloccate i brawler che avete di grado più alto, quelli che sono più avanti rispetto agli altri, e iniziate a maxarvi dei trofei quelli messi peggio, come ad esempio in questo caso Ivy, che è uno degli ultimi brawler che ho sbloccato. Mi toccherà almeno portarmelo tutti allo stesso grado, al grado 15, ed è quello che sto facendo in questo momento. Mi ricerco di portare tutti al grado 15, da 10 al 15 e poi da 15 al 20 e poi da 20 al 25. Quindi fate un avanzamento di brawler molto graduale, non maxatevi un solo personaggio a random, come ho fatto io con Nida, diciamo. Quindi portate il vostro team tutto avanti insieme. Nel frattempo vi ricordo, entrate pure nel mio Kiri Club, è aperto a tutti quanti, stiamo un attimo avanzando, mi raccomando, giochiamo sempre le war e sono ricompense molto succulenti. Passiamo all'ultimo consiglio, il consiglio bonus, ma prima di darvelo vi ricordo, ragazzi, seguitemi su Insta, Instankirri, la potete farmi la qualsiasi domanda, posto contenuti sempre aggiornati, quindi mi raccomando seguitemi pure su Insta. L'ultimo consiglio che vi vado a dare è non giocare per forza queste singolo, perché vi ricordo che Brawl Stars è un gioco, ragazzi, da giocare in 3, in 3v3, infatti è stato iniziato, è stato costruito inizialmente per le 3v3. Proprio per questo il modo migliore per avanzare di coppia su questo gioco è giocare con degli amici. So che questa cosa è molto semplice e molto intuitiva, però non molti la sanno. Giocate, cercate qualche pro player, cercate qualcuno magari che pure vi carica le partite, ma non per forza, cercate qualcuno con cui giocare. Infatti nel mio clan basta che entrate, ragazzi, e sicuramente al 100% trovate qualcuno con cui fare squadra. Ma perché vi dico di giocare le 3v3, come può essere Raffa Gem, Rapina, Football, Ricercati o la qualsiasi modalità? Perché sono molto più facili da vincere, sono molto più divertenti, questa è una cosa sicuramente ovvia, e si devono per forza giocare dal grado 15 in poi di un brawler, perché altrimenti diventa qualcosa di davvero impossibile avanzare su questo gioco. E un metodo ancora migliore sarebbe poter giocare con i propri amici su Brawl Stars, ma soprattutto mentre si sta parlando, così da poter capire meglio come fare gli attacchi, come giocare in modo migliore. Quindi se potete, se riuscite, giocate con i vostri amici, giocate con la qualsiasi persona e magari pure parlando, così riuscite un attimo a concentrarvi e a capire meglio le tecniche di gioco da usare. In questo caso io sto giocando con persone in modo totalmente casuale ed è molto divertente sicuramente giocare le 3v3 rispetto a una singolo, anche se le 2 versus 2 sono anche belle quelle lì. E nel frattempo là c'è un Naruto che l'abbiamo appena killato, povero Naruto, ragazzi, una bella che mi sta facendo il devasto, però noi siamo un attimino in vantaggio. Stiamo attenti che non voglio avere teletrasporti sotto i piedi. Sempre Naruto, molto bene, ragazzi, che bello avere le puzzette come ability. Perfetto, abbiamo devastato un loro brawler avversario. Io e il Mimo lo odio un sacco perché non riesco a capire mai come si teletrasporta. Abbiamo appena perso, grazie a Bell, meno male, raga. Grande Leon, lui è stato killato dal treno, molto divertente, grazie. Abbiamo vinto, raga. No, non ci credo. Bell, tornate tutte alla base per favore. Squeak, Leon, tornate alla base, vi proteggo io, lasciate stare. Non ci credo. Squeak, voglio proprio un Nesquik, vai via. Mamma mia, buona questa cura da parte mia, perfetto. Dai che questo round è vinto, molto semplice, stiamo attenti a Bell e abbiamo fatto un'ottima giocata, mi sembra. Perfetto, ragazzi, mega win, possiamo concludere qua. Io spero che questi consigli vi siano stati sicuramente molto utili, e già abbiamo guadagnato 16 coppe facendo tranquillamente una singolo e una trio. Detto ciò, io prima di concludere vi ricordo, mi raccomando, se volete la mia amicizia su Brawl Stars vi potete abbonare col link in descrizione, con 99 centesimi avete un sacco di vantaggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like al canale, guardate i video che sono appena apparsi qua accanto, che sono uno più bello dell'altro, e vi ricordo di fare abbonamento per ricevere un sacco di vantaggi da parte mia, e noi ci vediamo in un prossimo video su Brawl Stars. Ciao ciao.